meditando sul significato dell'iscrizione, rimase immobile e impassibile, mentre le apologetiche, piede di paura parole cominciavano pian piano a disturbarlo. O la regione era luogo di battaglie, essendo stata prima occupata da un'altra tribù, o forse gli originali abitanti della collina avevano sparso le loro superstizioni tramite miti e leggende, venendo poi succeduti dalle loro controparti del villaggio moderno. Inizialmente il rumore non si era infiltrato nella sua mente, catturandogli l'attenzione. Fu solo quando iniziò a ripetersi con un ritmo irregolare che il suo pensiero ne ricorrobbe la natura. Faccia a faccia con l'iscrizione, con la schiena rivolta verso l'entrata della chiesa, la fredda e strisciante sensazione di gelo che già aveva sperimentato ritornò a pungergli le braccia. Il suo corpo tremava per contrastare la temperatura in cui era stato di colpo sommerso. Il suo sospiro era visibile dalle nuvolette piene di timore di fronte al suo viso. Le membra di John irrigidirono una nuova volta dalla paura, mentre un suono di un piede che strascicava sul pavimento di pietra veniva lentamente seguito da un altro. Ma chi avrebbe potuto esserci in un posto del genere? Non uno dei paesani, non con le loro superstizioni, con le favole di avvertimento e con i loro presagi sulla collina. I passi sembravano vicini e mentre la sicurezza di sé diminuiva, i pensieri di John volsero alla fuga. Con il rumore che aumentava di volume, minacciando di avvicinarsi, era chiaro che lui avrebbe dovuto passare vicino a chiunque doveva esserci lì dentro, correndo per poter raggiungere la porta. Non c'era nient'altro da fare, doveva riuscire a reprimere l'intensa paura che lo aveva afferrato, scansarla dalla mente. Lentamente si girò per affrontare chi che fosse dietro di lui. Per un attimo pensò di dover fronteggiare gli stessi affaticati volti creati dalla sua immaginazione. Ma la navata era priva di vita, vuota, eppure ancora satura del suono degli strascicanti passi sulla fredda pietra, come carta vetrata sulla pelle. Il sospiro gelato di John echeggiò non appena vide qualcosa muoversi con la coda dell'occhio. Voltandosi velocemente verso l'oscura porta che conduceva all'entroterra, la testa di un'indecifrabile figura si mosse. Il suo corpo si sollevava con lentezza ad ogni passo. Il terrore scorse nelle sue vene, a livello tale che la sua razionalità si smontò per lasciare posto al puro istinto. Slanciandosi di scatto, saltò giù dal palco, lasciandosi l'altare e le iscrizioni dietro di sé, sentendo una profonda e inesorabile paura dentro di sé. Inciampando e cadendo, l'impatto destabilizzò ancora più i detriti del tetto e diversi pezzi di pietra dura si schiantarono sul suolo della chiesa, uno mancando di pochi centimetri il capo di John. L'uscita si palesava sempre più vicina e i peggiori pensieri iniziarono a pervadere la sua mente mentre si affrettava oltre la massa di distrutti e dimenticati resti, la pelle morta di cui si stava liberando quell'edificio senza rimorso. Per un momento si sentì circondato, bloccato da un membro del clero che predicava il peccato e il malvagio e dalla triste e smunta congrega che si radunava assieme per paura di ciò che si stava apprestando. E mentre i passi continuavano a trascinarsi tra lo sporco e la polvere, John recuperò la lucidità mentale e iniziò a scalare una grande montagna di pietra e legno distrutti, con la porta per la salvezza dall'altro lato, ma la sua curiosità calmò i suoi nervi per un istante. Il timore che percepiva sul suo stomaco gli diceva di continuare ad andare avanti, andare fuori, lontano da quel luogo. Ma la sua sete di conoscenza era implacabile. Doveva guardare. Prendendo un profondo respiro, si voltò con molta precauzione verso l'altare, lentamente puntando la luce del suo cellulare all'oscura scalinata per le cripte. L'aria era diventata ancora più fredda, il respiro di paura di John illuminato dalla flebile luce. L'oscurità sembrava offuscare il suo sguardo, ma quello che riuscì a scorgere era inconfondibile. Un'alta figura stava di fronte alla porticina ed emanava l'impressione di un'umanità corrotta e torturata. Sia l'uomo che l'essere si scambiarono una lunga e silenziosa occhiata. Poi una serie di stridenti sillabe uscirono dalla bocca dell'essere, di una lingua ampiamente dimenticata. E mentre il loro significato fosse di difficile comprensione per John, non era così per il disprezzo con cui venivano pronunciate. La figura di fronte alla porta si mosse in avanti, intimando i suoi travolgenti movimenti, e John urlò dal terrore,
aggrappandosi disordinatamente alle macerie, cercando di raggiungere la sommità di quel cumulo e farsi strada verso la porta d'uscita. Ora non si preoccupava più di fare silenzio. I suoi disorganizzati movimenti echeggiavano per tutte le navate e diversi ammassi di pietra si staccavano per l'ennesima volta dal tetto. Non appena raggiunse la cima di quel monte, proprio all'ultimo momento sbirciò sopra di sé, solo per vedere una roccia grande quanto un uomo piovere verso di lui. Saltando per la sua vita, ruzzolò giù dall'altro lato del mucchio di detriti. Il suo corpo rotolava in direzione del pavimento e un bruciante dolore lo avvolse. Schiantandosi contro la superficie di pietra a terra, l'impatto si fece sentire fin dentro le ossa, lasciandolo stordito per qualche istante. Barcollando sui suoi piedi, si guardò in basso solo per scoprire nuovo orrore. Un grande pezzo di legno si era impalato sul suo fianco destro, penetrandolo di vari pollici di lunghezza. Il sangue sgorgava dalla ferita mentre istintivamente cercò di estrarre il legno, che grattò all'interno della lesione prima di essere finalmente rimosso. Si lasciò sfuggire un grido d'agonia e non appena lo fece si voltò verso il rumore che proveniva da dietro. Il dolore al fianco era una tortura, ma la vista che gli si profilava era peggiore di qualsiasi altra sensazione. La figura stava distorcendosi sul ventre, trascinandosi ad una velocità inusuale tra le macerie, diretta verso John. Il suo corpo era incenerito, con i residui rimanenti di un bendaggio che scivolavano con destrezza sulla superficie frastagliata della chiesa. Scosso dallo shock, John era paralizzato dalla paura. Poi una realtà gli parò in mente. La fuga era vicina. Zoppicando verso la porta, con la sua lieve apertura ormai a portata di mano, spinse il suo corpo verso quel piccolo divario, verso la luce esterna. La porta applicava pressione alla sua piaga, provocando scariche di supplizi lungo tutto il suo addome. Con un ultimo sforzo urlò e si lasciò cadere sul terreno all'esterno. Guardò poi in quella fenditura l'inumano essere e il suo muso che era rimasto dentro, con un braccio sporto in avanti, sputando un assordante grugnito rivolto al tramonto. John non perse ulteriore tempo per osservare quella creatura, si alzò in piedi con la mano ormai ricoperta dal sangue con cui si stringeva la ferita aperta. Fuggendo il più velocemente possibile da quel luogo, lasciandosi la chiesa dietro le spalle, era convinto di riuscire ad udire delle voci mentre scappava. Le urla e le aspre proteste del clero e dei credenti di un tempo, beffardi, risentiti e disprezzati. Nella fretta perse l'orientamento e la retta via, non essendo in familiarità con il contesto. Preso dal panico, cercò di scendere il più veloce possibile, ma era ormai colto da disorientamento e prima di capire il perché e il per come, si ritrovò circondato da un labirinto di lapidi rotte e rovesciate. Stordito e col cuore alla gola, non gli importava più di dove si trovasse, o almeno fin tanto era riuscito ad abbandonare la chiesa e il suo ospite dietro di sé. Dopo aver ripreso il fiato, iniziò ad esplorare il vecchio cimitero. Alcune lapidi erano grandi e intimidatorie, altre umili e scheggiate. Poi, come subendo gli effetti di un misterioso veleno, il mondo iniziò a vorticare. E mentre cercava di riprendere il respiro per un'ultima volta, le lapidi assunsero minacciose ed infauste forme, incombendo su di lui, bloccando la luce, lo fissavano dall'alto. Non era più un cimitero il luogo in cui ora si trovava, ma un anello di pietre distrutte, alte almeno 2 metri. Avevano subito molte tempeste, antiche e dimenticate, ben prima che il primo mattone della chiesa venisse posato. Sentendosi costretto ad avvicinarsi ad una di esse, allungò la mano, toccandone la superficie ricoperta di muschio. I ricordi di un ignoto passato attraversarono la mente e si sentì sul punto di svenire. Le visioni iniziarono ad annebbiarsi e il mondo roteò, accompagnato da un'orrenda nausea che gli inondò i sensi. Una nausea così intensa da obbligarlo ad inginocchiarsi. E mentre lui tentava di lottare con la sua morsa, in pochi secondi si ritrovò accartocciato a terra, con la piaga sul fianco che si rigonfiava e pulsava ad ogni battito del suo cuore. Steso sulla sua schiena, fissandolo sopra di sé, il cielo pareva tremare e tutto ciò che c'era intorno iniziò a distorcersi, come se si stesse distaccando dal resto del mondo, come se venisse visto attraverso una spessa lente di vetro conica. La luce si incurvava all'interno di quella lente innaturale e un velo nero ricoprì il mondo circostante. John guardava in quell'abisso. La coscienza
lo abbandonò. Si risvegliò nel silenzio di quella terra. I ciuffi di erba frastagliata sfioravano la sua guancia mentre il vento li trasportava via con sé verso un'ignota destinazione. Il cielo era nero, nessuna forma di vita si muoveva. John non seppe per quanto tempo era rimasto incosciente, ma la coltre di stelle sopra di lui gli suggerì senza dubbio che erano state almeno alcune ore. La nausea c'era ancora, non intensa come prima, ma la ferita al fianco ancora piangeva del sangue. Alzandosi in piedi, divenne chiaro che il suo corpo era stato sotto l'effetto di qualsiasi maledizione ci fosse in quel colle. Sotto l'intossicazione di quella roba, il mondo sembrava posseduto dai fluidi, sembrava acquoso, ma chiudendo i suoi occhi per qualche istante, John sentì di essersi abituato in qualche modo a quella sensazione, o almeno era riuscito a riorganizzare le idee per ricercare un percorso per casa.